a Clara Caleo Green e a Lorenzo che hanno accettato veramente con grande entusiasmo il nostro invito a partecipare a questi talk. Lorenzo è PR e produttore della Cinema Italia UK. Lorenzo è veramente appassionato di cinema e se lo trasmette proprio quando nelle sue interviste, sia negli scritti che per quel poco che abbiamo avuto modo di conoscerlo noi, io e Etta anche, abbiamo parlato stamattina, veramente bravo, bravo a parlare e a far appassionare l'interlocutore al cinema. Questa è una serie di 3 o 4 puntate, diciamo, sul cinema degli ultimi 50 anni. Niente, ti do subito la parola, poi ci sarà lo spazio per alcune domande e magari verso la metà della nostra chiacchierata avremo un po' di tempo per fare qualche domanda, se volete già scriverle nella chat, così poi Lorenzo le vede e possiamo dare la parola e rispondere. Prego Lorenzo, grazie. Grazie mille, grazie a tutte e tutti voi per essere qui. E appunto, io sono Lorenzo Tamburini e con Clara Caleo Green ci occupiamo di Cinema Italia UK. Siamo una charity basata a Londra e ci occupiamo della promozione del cinema italiano qui a Londra, con proiezioni, incontri e che speriamo vivamente di poter presto tornare a fare. E voglio ringraziare davvero il Circolo per averci invitato a questa collaborazione. È una bellissima opportunità per parlare del cinema italiano e, come stiamo vedendo anche in queste settimane di lockdown, tantissime persone hanno fatto ricorso al cinema per contribuire a passare le giornate. Se i vari Amazon, Netflix hanno avuto la possibilità, hanno avuto abbonamenti alle stelle, quindi il cinema continua la sua missione di portare, di aiutare le persone a passare il tempo, a imparare, a creare, a volare con la fantasia e a sentire storie, perché appunto, come Etta, su questo sarai d'accordissimo con me, le storie, che siano libri, che siano film o serie televisive o canzoni anche a volte, aiutano sempre tutti noi a vivere meglio. Per quanto riguarda il cinema italiano, ha una storia lunghissima che comincia addirittura negli anni 10, perché i primi Colossal, Nepaliria, ad esempio, nascono contemporaneamente al mondo hollywoodiano. Tuttavia, l'evoluzione del cinema poi prosegue e quello che noi chiamiamo poi cinema italiano moderno ha come data d'inizio, diciamo, il 1943. Cosa succede in quell'anno? Esce un film girato da Luchino Visconti dal titolo Ossessione. È un film molto importante perché segna veramente uno spartiacque tra quello che è stato il cinema italiano fino ad allora e quello che poi andrà a divenire. Il cinema italiano fino ad allora, appunto, era un cinema comunque che aveva una potenza produttiva molto grossa, perché comunque nel 1935 era stato fondato il Centro Sperimentale di Cinematografia, avevano stati aperti gli studi di Cinecittà. C'era più o meno una divisione fra il cosiddetto cinema dei telefoni bianchi, che erano commedie sofisticate, molto leggere, e il cosiddetto cinema epico di Genina Blasetti, volto a celebrare imprese eroiche di italiani. Un titolo su tutti può essere Luciano Serra, pilota con Amedeo Nazari. È più o meno in parallelo quello che sta succedendo in America, dove abbiamo appunto film che per ovvi motivi vengono censurati, come appunto film di guerra come possono essere La signora Miniver o commedie allegre come possono essere L'impareggiabile Godfrey. E Ossessione cosa ha di particolare? È un noir. E il noir nella storia del cinema è sempre servito per, diciamo, forzare la porta e sconvolgere i generi e i personaggi. È tratto da un romanzo che poi diventerà a sua volta un film in America, come il romanzo Il postino suona sempre due volte, e racconta la storia di questo vagabondo che giunge in un paesino della Bassa Padana, incontra questa coppia,
in cui lei è infelicemente sposata e decidono a un certo punto di sbarazzarsi del marito di lei. Luchino Visconti dirige in questo ruolo, inizialmente doveva essere assegnato ad Anna Magnani, che dovette rinunciare perché era incinta, quindi la scelta della protagonista femminile diventa comunque molto interessante perché ricade su Clara Calamai, che era la principale diva del cinema dei Telefoni Bianchi. Quindi già di per sé c'è un grossissimo elemento di rottura, questa donna bellissima, avvenente, che è abituata a fare questi ruoli sempre molto eleganti, pieni di glamour, si ritrova come una donna povera da un punto di vista economico, ma con delle ambizioni spaventose, che quindi decide di plagiare questo sfortunato visitatore e coinvolgerlo nel suo tentativo di una vita migliore, che appunto non ha alcuno dei valori su cui ci si era basati fino allora, ma appunto arriva fino all'omicidio. Quindi Ossessione è un film che ha molto successo, viene anche però anche molto criticato dalla politica dell'epoca. E è il primo appunto che apre una serie di produzioni che poi verranno chiamate appunto col nome di neorealismo. Quindi niente più salotti con appunto i telefoni bianchi, niente più imprese eroiche, si va a parlare della vita della strada, anche degli argomenti di cui si preferirebbe fare a meno. Passati ovviamente il 44 e il 45, che sono gli anni dell'occupazione nazista, il primo film a emergere e avere proprio il diventare il manifesto del neorealismo è Roma città aperta di Roberto Rossellini, girato fra le macerie di una Roma devastata, dove stavolta è Anna Magnani ad assumere il ruolo di Teresa, supportata da Aldo Fabrizi, che interpreta il ruolo di questo sacerdote che aiuta i partigiani. Anche qui dunque due scelte controverse, perché la Magnani e Fabrizi erano famosi ma per essere attori di rivista, quindi comici, ed entrambi poi diventano, pur se Fabrizi tornerà poi in linea di massima al cinema comico che lo ha reso famoso, diventano due icone del cinema drammatico, i pilastri su cui poi proseguirà la cinematografia. Roma città aperta diventa un capolavoro riconosciuto in tutto il mondo, apprezzato ovunque, getta un manifesto, getta anche l'occhio su una città che cerca di rialzarsi, dove le comparse sono realmente popolani che vivono nella strada, le macerie non sono ricostruite in studio, sono le macerie vere e proprie di Londra, scusatemi, di Roma. E adesso seguiranno appunto Vittorio De Sica, che porterà prima Sciuscià e poi Ladri di biciclette, e una serie di altri film. Rossellini poi si spingerà ancora più avanti con questo suo cinema di denuncia con Germania anno zero, che farà un certo scalpore anche perché è un film che parla della Germania, della vita dopo la sconfitta, in un momento in cui ancora storicamente la Germania veniva percepita come la Germania nazista e non ci doveva essere tecnicamente spazio per i vinti. Rossellini costruisce questo film molto coraggioso e carico di pietas, volto a dimostrare appunto che comunque bisognava, anche da un punto di vista storico, andare avanti e riconciliarsi. Quindi qual è il parterre di persone che vediamo in questi anni del neorealismo? Registi, sceneggiatori, sono fra l'altro tutti legati fra di sé grazie al ruolo importante che hanno due riviste. La rivista Cinema, che è stata fondata negli anni 30 e fino al 43 viene addirittura diretta da Vittorio Mussolini, figlio di Benito, nel quale si trovano dei giovanissimi Visconti, Antonioni, Lizzani, Flaiano e Longanesi, quindi scrittori, registi. Visconti addirittura è già stato anche in Francia, ha fatto l'assistente alla regia per Jean Renoir, che usano le pagine della rivista per cui collaborano per dire ok, adesso appunto basta col cinema, con un cinema artificioso, dobbiamo tornare a un cinema reale, un cinema che parli alle persone che stanno vivendo il dramma della guerra o i postumi della guerra. Contemporaneamente c'è il Marco Aurelio, che ha un tono totalmente diverso perché è una rivista satirica, però al cui interno troviamo Federico Fellini, Cesare Zavattini, che poi sarà lo sceneggiatore di fiducia di De Sica, e Age Scarpelli, che poi, quindi Agenore Incroci e Furio Scarpelli, che diventeranno il duo ufficiale della
di sceneggiatori della commedia all'italiana. Quindi due riviste sulle quali appunto quei autori, è un po' quello che succederà poi nel cinema francese con la Nouvelle Vague, perché i vari Truffaut, Godard, nascono tutti come critici cinematografici che si ribellano a un cinema che secondo lui il cosiddetto cinema de papà, che era stantio. Quindi è interessante anche notare come ancora il potere della carta stampata, della rivista, serva a creare le basi di un manifesto cinematografico. Quindi appunto questi sono anni importanti, si iniziano ad affrontare storie. Poi c'è anche chi darà una sua versione dei fatti, perché De Laurentiis, che vorrebbe nascere come attore, ma si sviluppa poi come produttore e produrrà in primis i film di De Sica, dice: il neorealismo è stata un'invenzione dei giornalisti. Di base non c'era un palazzo tirato su, avevamo solo macerie, dovevamo filmare per le strade. Che con questo suo tono un po' irriverente cerca quasi di smontare, però mette comunque l'accento sul fatto che il cinema in quegli anni viene fatto veramente con quello che si trova. Gli attori anche nascono, pensiamo alla prima edizione di Miss Italia, con Gina Lollobrigida, Lucia Bosè, Gianna Maria Canale, Silvana Mangano, cioè tutti gli famosi attori presi dalla strada, i vari concorsi per cercare di ricostruire un mondo che era stato distrutto dalla guerra. E quindi tutti questi vari registi, sceneggiatori, attori, attrici, lavorano per costruire questa prima fase del neorealismo. Nel 1948 esce poi un altro film, sempre nel filone neorealista, che però già usando lo stesso sistema di ossessione inizia a cercare di cambiare un po' le carte in tavola, ed è Riso Amaro. Anche qui abbiamo il regista Giuseppe De Santis, il film verrà anche candidato all'Oscar per il miglior soggetto. E lancerà la splendida Silvana Mangano, che poi diventerà la moglie di Dino De Laurentiis, il produttore del film. Riso Amaro racconta appunto la vita delle mondine, quindi nelle risaie, vita di estrema povertà, il conflitto fra lavoratrici legali e le crumiere che sono venute lì a lavorare per disperazione. Però non è soltanto appunto un documentario su delle condizioni di vita molto tristi. C'è anche una trama narrativa, anche in questo caso noir, perché parte noi, lo spettatore, si ritrova a seguire la vicenda vita delle mondine attraverso due personaggi che giungono nella risaia dopo aver compiuto un furto e sono interpretati da Vittorio Gassman e Doris Dowling. Sono due ladri, lui ha circuito lei che era una giovane cameriera, hanno rubato una collana preziosa di cui tutti stanno parlando e cercano rifugio in questa risaia dove poi appunto la tragedia si scatenerà. Però appunto ancora, quindi parlare di usare il tema del noir per tornare a parlare ancora approfonditamente di una delle condizioni di vita delle persone e di come stanno vivendo il dopoguerra. Riso Amaro un grandissimo successo, appunto, però da un punto di vista politico-sociale il neorealismo viene iniziato a vedere con un certo fastidio dalla neonata nuova classe politica. Nel 1949 il sottosegretario alla cultura, che è Giulio Andreotti, costituisce una sorta di commissione di censura che deve valutare anche i temi di cui parleranno i film e secondo come dare l'approvazione per la loro realizzazione o per la loro distribuzione. E resta il fatto che un film, se non riesce a venderlo all'estero, insomma, i guadagni, soprattutto in quegli anni, ne avrebbero molto risentito. Non ci dobbiamo stupire di tutto questo, l'America era già da più di 10 anni alle prese con il codice Hays, che rivedeva tutte le regole del film, non si può fare questo, non si può vedere quest'altro, e ci sono decine e decine di film che sono stati martoriati da questa visione censoria. Le motivazioni appunto italiane sono quelle di cercare di far vedere che siamo comunque una nazione che sta risorgendo e che quindi appunto ci si può muovere a raccontare altre storie. La vittima più illustre di questo nuovo corso, diciamo, politico è Umberto di Vittorio De Sica, un film a cui li tiene molto perché
quell'Umberto lì vuole richiamare un Umberto De Sica suo padre, però che è probabilmente una delle storie più drammatiche che lui racconta, un uomo anziano che dopo una vita di lavoro non riesce più a pagare l'affitto e quindi è costretto a chiedere l'elemosina come unico amico il suo cagnolino. Una storia drammaticissima che infatti il pubblico di una nazione che, superato lo shock della Seconda Guerra Mondiale, trovato la sua catarsi di espiazione con Roma città aperta, Sciuscià ladri di biciclette, a un certo punto fa dice ancora, cioè... E quindi per quanto Umberto D sia un capolavoro assoluto, un film che per Ingmar Bergman addirittura uno dei migliori film mai fatti, e lo stesso per Martin Scorsese, è un film che al botteghino va male e che si attira proprio gli strali del sottosegretario Andreotti, il quale dice questi film fanno percepire all'estero che questa sia l'Italia, la nostra è l'Italia, è un'Italia anche che sta cercando di recuperare. Quindi il neorealismo più ortodosso inizia a trasformarsi in qualcos'altro. Quindi sono il cinema dei primi anni 50 assume varie forme. Da un lato abbiamo il neorealismo magico, il cosiddetto realismo magico, quindi un neorealismo che parla sì di condizioni di vita difficili, però dove alla fine c'è sempre spazio per il sorriso. In questo chi troviamo? Troviamo sempre De Sica, perché comunque Vittorio De Sica realizza Miracolo a Milano, storia di poveri e di oppressi, ma che alla fine si conclude con quel meraviglioso volo sulle scope dei poveri a Milano, che poi Steven Spielberg ha dichiaratamente citato in E.T. Abbiamo Renato Castellani con Due soldi di speranza, e entrambi i film, fra l'altro, riescono a vincere il Festival di Cannes per 2 anni consecutivi. Abbiamo anche storie comunque un po' più noir, stavolta con un giovane emergente di nome Michelangelo Antonioni, che dopo aver filmato alcuni documentari, decide di raccontare una storia che chiama semplicemente Cronaca di un amore, dove appunto una donna borghese si riavvicina a un ex amante e insieme appunto vivono questo amore clandestino. Anche qui ritorna il tema del noir, e stavolta inserito in un contesto più simile a quello americano, dove comunque si avvolgeva in classici come può essere Il mistero del falco, in atmosfere altoborghesi. E il pubblico ha un ritrovato amore, diciamo, per il cinema, si interessa al fatto di queste storie ambientate comunque in un mondo borghese del quale si può scoprire i vizi. Sono anche anni storicamente in cui ci sono alcuni dei fatti criminali più eclatanti, come può essere ad esempio il caso Montesi. Quindi questa sorta di apparente perfezione della società borghese, che in realtà si disfa tra omicidi, crimini, storie nascoste, solletica la parte del pubblico. Resta il fatto comunque che Cronaca di un amore è un film di una bellezza notevole, che lancia anche in quel caso la carriera della recentemente scomparsa Lucia Bosè, e lancia appunto Michelangelo Antonioni, che da documentarista poi passa al cinema di fiction e che torneremo ad analizzare più avanti. Quindi il cinema continua, ci si evolve, chi fa il noir, chi parte con la commedia. Gli attori dove sono in tutto questo? Gli attori sono ancora abbastanza dipendenti dai registi. Se da un lato abbiamo la scena teatrale, dove gli attori come Mastroianni, come Gassman, iniziano già a emergere come delle star, al cinema l'attore è ancora più in mano alla decisione del regista. Un caso molto interessante è quello di Alberto Sordi, che diventa la star della commedia all'italiana grazie alla sua collaborazione con Federico Fellini. Prima nello Sceicco Bianco, un film che si colloca molto nello stile del realismo magico, con questa coppia di giovani sprovveduti che vanno a Roma e appunto lei si innamora di questo attore fanfarone, appunto lo Sceicco Bianco, il personaggio che interpreta in Fotoromanzi e che vediamo appunto emergere da questa altalena che sembra quasi spuntare dal cielo. Lo Sceicco Bianco è un passo falso nella carriera di Fellini,
E gli provocherà dei problemi per, quello success, per il film successivo, che sarà appunto I Vitelloni, il film che invece lancia Fellini e, nonostante la produzione non lo volesse assolutamente, lancia anche Alberto Sordi finalmente come attore, facendogli vincere il Nastro d'Argento come non protagonista. È un film molto interessante anche quello perché è dai Vitelloni che si iniziano a vedere i primi germi di quella che poi diventerà la commedia all'italiana. Perché I Vitelloni è la storia di questo branco di ragazzi di Rimini, è una storia molto autobiografica raccontata da Fellini, che trascorrono le loro giornate oziosamente, combinando scherzi tra cui il famoso sketch dei lavoratori, e senza nessun progetto per le loro vite, tutti tranne uno che deciderà poi di abbandonare i suoi amici e trasferirsi a Roma. Federico Fellini, fra l'altro, si riconosce talmente in questo personaggio che se voi vedete la scena finale su YouTube, la voce che dice, che saluta il ragazzino alla stazione, non è quella dell'attore Franco Interlenghi, ma è lo stesso Federico Fellini. È veramente qualche secondo, ma è possibilissimo riconoscere la cadenza romagnola di Fellini nella voce di questo personaggio. Quindi arriviamo a Fellini. Fellini che poi, sempre negli anni 50, diventa il regista italiano più importante grazie al duplice successo della Strada e delle Notti di Cabiria. Due film che, in maniera diversa, costruisce attorno alla moglie, a Giulietta Masina, due storie di donne prigioniere di, da un lato, o di un uomo manesco, nel caso di Gelsomina della Strada, che cerca la libertà attraverso la poetica figura del matto, nell'altro caso di Cabiria, una prostituta indipendente che vorrebbe però a un certo punto affrancarsi dalla sua vita. Appunto, Fellini riesce a trovare questi personaggi dolci amari nella Strada, molto più drammatico, nelle Notti di Cabiria un po' più comico, che riescono in un certo senso a porsi come la nuova base del cinema italiano e che gli porteranno appunto grandi successi a partire dagli Oscar per il miglior film straniero. E altri tipi di evoluzioni sono ad esempio Luchino Visconti, che abbiamo lasciato con Ossessione. Negli anni 50 si dedica moltissimo al teatro e all'opera, che sono la sua grande passione, ma anche al cinema, attraverso due opere molto interessanti che sono Senso, dal romanzo di Camillo Boito, e Le Notti Bianche, un adattamento del romanzo anonimo di Dostoevsky. Quindi è un decennio, quello degli anni 50, in cui un sacco di autori si potrebbe dire che affilano le armi, per quello che poi sarà il decennio chiave, che sono gli anni 60. Quindi Visconti torna alla sua grande passione, che sono gli adattamenti letterari, e nel caso delle Notti Bianche inizia a spingere verso il cinema quello che è stato uno degli attori teatrali che gli ha dato maggiormente soddisfazione, cioè Marcello Mastroianni. Abbiamo poi un film nel 1958 che diretto da Mario Monicelli, che ufficialmente, diciamo, dà il via a quella che sarà la nuova stagione della commedia all'italiana, ed è I Soliti Ignoti. Una commedia che viene girata siccome Le Notti Bianche di Visconti è stato un flop, e hanno queste scenografie enormi che devono riuscire in qualche modo a riutilizzare, molte delle scenografie delle Notti Bianche vengono riutilizzate per ammortizzare i costi per I Soliti Ignoti. Cast è incredibile, abbiamo Mastroianni, abbiamo Vittorio Gassman, che anche lui proveniva dal teatro, abbiamo un giovane Renato Salvatori, abbiamo Claudia Cardinale, ha uno dei suoi primissimi ruoli, tutti loro attorno a quello che era il nome più grosso di quegli anni al cinema, l'unico attore che veramente il nome portava la gente al cinema d'attore, che è Totò, appunto. Totò che si riserva anche un po' il ruolo di maestro, perché I Soliti Ignoti racconta la storia di questo gruppo di disgraziati che vuole fare questo colpo a Monte di Pietà. Sono dei poveri imbranati più che dei veri propri criminali, e Totò è appunto questo esperto scassinatore che in una scena esilarante li insegna a diventare appunto dei provetti criminali. Ed è curioso appunto vedere
Totò che in un certo senso tiene a battesimo questa generazione più giovane di lui e che nel giro di 24 mesi praticamente diventeranno delle star, ognuno sul loro, nel loro settore. E quindi arriviamo appunto all'anno chiave, l'anno dove arriviamo al 1960, che è il cosiddetto anno annus mirabilis del cinema italiano. La Dolce Vita, Rocco e i suoi fratelli, La Sciociara, Il Bell'Antonio, L'Avventura, escono tutti quell'anno. È un anno incredibile, quindi un decennio di lavoro, di riflessione sul cinema, di idee create, di stili affinati, si concretizza in 12 mesi in cui escono alcuni dei più grandi capolavori del cinema italiano. Non sono uscite facili, soprattutto per La Dolce Vita, che viene quasi, Fellini viene accolto con fischi e sputi letteralmente alla prima, però arriva la Palma d'Oro al Festival di Cannes e arriva il successo internazionale per Mastroianni, arriva la creazione di termini come Dolce Vita, come Paparazzo, per un film che di base è un film che, se uno ci si sofferma bene, non è neanche una storia, ma è la vita di un uomo a Roma, le sue esperienze, i suoi contatti con un mondo dello spettacolo che è fatuo, rapporti con delle donne, che quella che vuole essergli da madre, quella che vuole essergli da amante, quella che vuole essere semplicemente la diva, come Anita Ekberg nella famosa scena della Fontana di Trevi, però crea un immaginario incredibile, abbiamo qua. Quindi una serie di episodi, perché nella Dolce Vita oggettivamente non c'è una trama vera e propria, ma una serie di episodi dalla fortissima dal fortissimo impatto visivo e da una filosofia di fondo, che è quella che poi sarà quella del cinema di Fellini, colpiscono il mondo e creano appunto un universo. Universo a cui poi Fellini darà il suo nome, che è quello felliniano. Tra l'altro è molto interessante, apro una brevissima parentesi, in questo caso su Mastroianni, che diventa il grande divo del cinema italiano, per il quale si conia il termine Latin Lover, un termine che lui ha sempre odiato. Infatti, qual è l'altro film di lui che esce nel 60? Il Bell'Antonio, storia di un impotente. E lui dice, l'ho scelto apposta, la storia di un uomo che deve difendere la sua virilità nella Sicilia degli anni 60, in un circostanze familiari abbastanza imbarazzanti, gli ho detto, io ho scelto di fare questo film perché non volevo essere visto come un Latin Lover, era un ruolo in cui non mi riconoscevo, ho deciso appunto di prendere un uomo che di sensuale, di eccitante, non avesse assolutamente niente. Questo appunto Fellini e Mastroianni, quindi abbiamo Visconti. Cosa fa? Visconti realizza Rocco e i suoi fratelli, che è un film molto diverso da quanto lui ha fatto finora, sia a teatro sia al cinema. Una sceneggiatura originale dove però ci sono dei riferimenti molto forti alla sua cultura, anche ai suoi studi. È una storia drammatica che parla di una famiglia che dalla Lucania si sposta al nord e stenta a entrare in contatto con uno stile di vita completamente diverso da loro. Quindi un film molto contemporaneo, un film per certi versi anche, potremmo dire, neorealista dal punto di vista delle tematiche, ma con delle sottolineature molto forti da un punto di vista della tragedia, nella scena, ad esempio, dell'omicidio di Nadia all'Idroscalo, o anche, e qui c'è un riferimento molto sottile alla tragedia greca, nella figura della madre che tiene insieme tutti questi figli e che è interpretata da Katina Paxinou, che è stata una delle più grandi attrici del teatro e del cinema greco, arrivata anche fino a Hollywood, dove vinse un Oscar. Abbiamo poi L'Avventura di Michelangelo Antonioni. Antonioni, anche lui, decide di cominciare un suo progetto personale di analisi dell'uomo, dei suoi sentimenti o dei suoi non sentimenti, e costruisce questo meraviglioso storia che potremmo definire giallo non giallo, perché non ha alla fine una sua soluzione, dedicato a questa misteriosa sparizione, una sparizione che alla fine viene dimenticata dalle persone che l'hanno vissuta, quasi a voler sostenere che alla fine i rapporti umani, le amicizie, poi sono una cosa effimera che si può facilmente perdere nello spazio di 2 ore di un film.
e anche L'avventura è un film che segna profondamente il percorso di Antonioni e quello del cinema italiano. E poi abbiamo La Sciociara, Vittorio De Sica, che con la collaborazione di Carlo Ponti lancia finalmente Sofia Loren, già affermata, già conosciuta, regalando un ruolo che la porta ad un'impresa quasi impossibile, a vincere il premio Oscar come migliore attrice. Per un'attrice che non recita in inglese, e pensiamo all'anno, al 1960, quindi un anno in cui non, cioè, non c'era internet, non c'era neanche la curiosità per le lingue straniere che ci sarebbe poi venuta negli anni dopo. Un'attrice italiana, giovane, perché aveva 26 anni, vince il più importante premio per un film in cui non recita la lingua dei giurati e dei produttori della nazione in cui va a vincere. Per darvi un'idea, la prima persona a riuscirci dopo di lei è Roberto Benigni, e subito dopo Marion Cotillard per La Vie en Rose. E qui appunto si torna a un dramma, si torna alla guerra, però non al neorealismo a cui De Sica ci aveva abituato. C'è una pulsione drammatica molto più forte, c'è un approccio alla narrativa molto più strutturato, c'è la tragedia greca, ancora qui c'è il pathos, quindi si vede che tutti quelli che erano i germogli del neorealismo sono cresciuti in qualcosa che si è diversificato e più evoluto. E per citare appunto un ultimo film che ci tengo volentieri questo grande anno, il 1960 è un anno talmente meraviglioso per il cinema italiano in tutti i generi che diventano capolavori anche il cosiddetto cinema di serie B. Mario Bava, regista famoso per horror e film appunto su vampiri, fantasmi, realizza La maschera del demonio, che apparentemente è un B-movie, ma che anche lì c'è tutta l'iconografia legata alla figura di Barbara Steele, alla creazione di questo universo gotico fatto veramente con due lire, però che sconvolge tutto il cinema inglese e americano dell'epoca, fino ad arrivare a Tim Burton, che lo cita ampiamente ad esempio nel Mistero di Sleepy Hollow. Quindi il 1960 è veramente un anno radicale in cui ogni singolo aspetto del cinema italiano, ogni singola derivazione, dramma, commedia, commedia drammatica, horror, abbiamo visto, tutto si spande per il mondo, tende a e fa come si direbbe oggi, insomma, i grandi influencer segnano una strada da fare, creano ispirazioni, creano un percorso. Quindi si chiude in un certo senso col 1960 quella fase di crescita, di maturazione, di studio, di sperimentazione che è stata fatta nel cinema italiano dal dopoguerra. Ora ufficialmente il cinema italiano è, in termini commerciali, grazie a produttori come Ponti, De Laurentiis, Alfredo Bini, Alberto Grimaldi, è veramente più il supporto di Cinecittà, più autori come Fellini, Visconti e tutti gli altri, e attori come Mastroianni, La Loren, è veramente una macchina da guerra riconosciuta in tutto il mondo per la sua per il suo valore e per l'ispirazione che riesce a dare anche a altre cinematografie. Ci sono domande? Per il momento? Sì, certo. Io avrei domande. Una domanda. Però Antonio, vai per il primo. Prego. Presentazione meravigliosa, congratulazione, veramente affascinante. Grazie. Io rimasi sconvolto una quarantina d'anni fa da un film di Rossellini che lei non ha citato. Germania anno zero. No, l'ho citato. Ah, allora mi è sfuggito perché stavo tentando di mettere il microfono e forse mi dà un minimo di background di quel film, perché non sono mai più riuscito a guardarlo, ma per motivi personali, insomma, perché l'ho trovato devastante. Come ho detto prima, Germania anno zero è un film che ha una potenza ugualmente forte ha un impatto enorme quanto Roma città aperta. Appunto. La cosa che ho sottolineato io è stato il fatto che comunque fu molto... non ricevette lo stesso successo perché Rossellini spinse il pedale del realismo oltre, fino a dipingere la Germania. Bisogna pensare anche agli anni, erano gli anni in cui si era usciti dalla guerra e la Germania era ancora percepita come la Germania nazista.
non ci doveva essere quasi, secondo come, una sorta, cioè, guai ai vinti, come si diceva. Quindi fu difficile anche per molto pubblico accettare. Fra l'altro, una cosa interessante, per dire quanto comunque Rossellini tenesse a questo progetto, è che lui scelse il ragazzino protagonista, che era figlio di una famiglia circense, e del quale ho provato anche a fare qualche ricerca, ma si sono perse completamente le tracce, per la spaventosa somiglianza che lui aveva, che aveva con il figlio che lui aveva perduto. Ah. Quindi c'è proprio un coinvolgimento personale da parte di Rossellini in questo. No, ed è un film... ed è un film molto più duro di Roma città aperta, perché un finale, ovviamente, perché per quanto anche nel finale, cioè il finale di Roma città aperta è un finale triste, però quei bambini che vanno verso Roma ti danno un senso di speranza perché sì, comunque sì. Hai visto il film dalla parte dei resistenti, sei stato con la Magnani, okay. Sei stato con Francesco, sei stato con il personaggio del sacerdote di Aldo Fabrizi. Germania anno zero è più drammatico, è più inquietante, perché lo vivi attraverso gli occhi di questo ragazzino che ha vissuto la guerra e l'ha vissuta come qualsiasi bambino di 11 anni si ritrova a vivere una situazione del genere senza nemmeno capire bene cosa sia successo, e diventa preda di pedofili, sì, nazisti, sì, sì, nascosti. Cioè, è un film dell'orrore, Germania anno zero, più che un film veramente drammatico. E quindi era un film che era molto difficile da accettare per la cinematografia, per un pubblico all'epoca, un pubblico che ancora poi sentiva... Era un pubblico traumatizzato. Colpa. Un pubblico traumatizzato già dalla guerra, che va a rivivere la guerra in quella diciamo ottica così di un bambino che alla fine a 11 anni si suicida. Cioè, esatto. Peggio di così, cioè, pazzesco. No, ecco, grazie. Va benissimo, grazie. No, ma è un film che sono d'accordo anch'io, viene citato, ma meriterebbe un maggiore approccio ancora ai giorni nostri. Certo, grazie. Posso intervenire, Lorenzo, se non c'è nessun'altra domanda immediata? No. Prego. Dunque, siccome tra i partecipanti c'è un grosso zoccolo duro del mio book club, poi un grandissimo amico giornalista giù in fondo che vedo, Paolo Tempo, a me interessa molto questa figura della donna che tu hai citato in varie fasi, ovviamente abbiamo citato fino ad arrivare alla Lauren, anni 60, ma siccome nel book club ci stiamo occupando del 64-65, insomma metà degli anni 60, ovviamente siamo un po' verso la fine del neorealismo, e abbiamo ancora questo discorso sulla donna nel cinema, e faccio l'esempio che noi stiamo leggendo appunto della Bella di Lodi di Arbasino. E io volevo introdurre La Bella di Lodi di Missiroli come film, e poi dopo c'è anche un altro molto interessante, sempre sulla donna, ed è Io la conoscevo bene. Ci dici un po' il discorso sulla donna del cinema? C'è qualche influenza? Allora, l'America c'entra qualche cosa a fare entrare questo soggettivismo della donna, questa introspezione, oppure no? È uno sviluppo normale del cinema italiano? Come ce lo spieghi? Va detto, il cinema italiano è molto autarchico da quel punto di vista. Se si ispira a qualche cosa, molto più spesso è stato dai francesi ultimamente, a parte l'influenza del noir di cui avevamo già parlato. Va detto che, da un lato, le figure femminili del cinema italiano, secondo me, sono difficilmente paragonabili ad altre in quanto a spessore, in quanto a capacità di racconto, perché secondo me, appunto, tu hai citato due film molto interessanti, però prendiamo ad esempio Sofia Loren, nella Shoshara è protagonista assoluta, in Ieri, Oggi e Domani e in Matrimonio all'Italiana, che sono altri due ruoli molto importantissimi della sua collaborazione con De Sica, in questo caso con Marcello Mastroianni. Mastroianni le fa quasi da spalla, sia nei tre episodi di Ieri, Oggi e Domani che in Matrimonio all'Italiana. È lei che è la figura dirompente, la figura che guida. Mastroianni a volte subisce le sue... è il, appunto, il soggetto passivo del dialogo, della conversazione, o delle sue azioni, come può essere appunto il famoso striptease in Ieri, Oggi e Domani, o anche
matrimonio all'italiana, lei che apparentemente è la figura per cui nutrire compassione, no? Dice una povera prostituta di cui lui si è preso gioco, in realtà ora sta pensando di sposarsi con la commessa, per avviarsi verso una placida vita borghese, no, io mi fingo morta, tu vieni al mio capezzale. La telefonata, poi la scena esatto, della telefonata dietro la tenda. Tenda meravigliosa, sì. Quindi no. Lo stesso dicasi per altre figure, penso a una Claudia Cardinale che comincia con Zurlini e la ragazza con la valigia, fino ad arrivare a un universo molto maschile che è quello di Sergio Leone, in cui c'era una volta il West, lei è comunque la figura al centro di un genere, il Western, prevalentemente maschile, dove sì, c'è il personaggio di Henry Fonda, c'è il personaggio di Charles Bronson, c'è il loro duello, però al centro c'è una donna che di un'ex prostituta che diventa imprenditrice di se stessa e che in un mondo in cui ci si spara addosso per un nulla, in un mondo brutale, lei è quella che porta la civiltà praticamente, che arriverà con la ferrovia nel suo paese. Quindi già questo è una chiave di lettura completamente diversa rispetto magari a film americani in cui ci sono sì personaggi femminili forti, ma sempre all'altezza dell'uomo. Ora stavo pensando a un cinema di quegli anni, uno dei pochi personaggi veramente una donna che si regge un film sulle sue spalle può essere Anne Bancroft in Anna dei Miracoli, appunto questa istitutrice che si occupa di questa bambina cieca e sordomuta. Però anche lì è una storia vera, ad esempio. Il cinema di finzione costruisce personaggi interessanti, ma sempre mai dandogli il livello anche simbolico, che invece secondo me si riscontra nel cinema italiano in figure come la Loren, appunto, pensiamo, o Anna Magnani. Infatti è curioso pensare che quando si dice un termine, cioè si dice l'articolo e il cognome, si dice solo per la Garbo, la Loren e la Magnani automaticamente. Due su tre sono italiane. E quindi sì, secondo me c'è, pur essendoci alla fine stata nel cinema italiano di quegli anni solo una donna, che comunque è Suso Cecchi d'Amico, che ha creato un universo tutto suo, la figura della donna ha avuto una grossissima attenzione, secondo me. Si è badato molto a costruire personaggi femminili forti e indipendenti, soprattutto in quella stagione rispetto a quello che poi saranno gli anni successivi. E ad esempio, scusate, tu appunto parlando della Bella di Lodi, io la conoscevo bene, ci permette di analizzare da un punto di vista proprio recitativo e stilistico quella che è stata giovanissima, non aveva neanche 20 anni quando ha fatto questi 17 due film. Anni aveva la esatto. Signorelli nella Bella di Lodi, e l'anno dopo, sì. Io la conoscevo bene, ne aveva 18-19. E aveva già fatto Divorzio all'italiana, cioè, incredibile. È incredibile veramente. Quindi aspetta se ti interrompo, questa figura della donna come la conosciamo noi in questi film post-neorealismo, diciamo, sta uscendo un po' la telecamera dalla strada e ci stiamo un po' addentrando dentro questa introspezione, questa donna forte, questo carattere, è totalmente autarchico, cioè è nostro, è italiano, tu sì, stai dicendo che non c'è un'influenza straniera in questo. No, io non contemporaneamente non abbiamo questo sviluppo. No, mi interessa molto come figura della donna, se parliamo tanto, quindi... C'è un po' nel cinema francese di Agnès Varda, ad esempio, secondo me, questa ricerca, appunto. Però è già in maniera diversa, c'è già più l'influenza della Nouvelle Vague, c'è più una cosa, diciamo, introspettiva. Cioè, la figura della donna italiana, come appunto ti citavo la Loren, agisce proprio, non mi sta bene. No, mi piace molto questa cosa, questo prodotto italiano della donna nel cinema negli anni 60, insomma, voglio dire, è un femminismo forte questo. Sì, mi piace molto. Che siamo noi, non dico a crearcelo, ma insomma, per varie ragioni di background storico arriviamo a produrre questa attrice, queste donne che sono un'immagine, insomma, pro femminista. Bello, bello, grazie. Prego, prego. E appunto, quindi no, andiamo un attimino un po' a analizzare più a fondo, anche parallelamente, La Bella di Lodi e Io la conoscevo bene. Sono due film molto, molto diversi, soprattutto nella figura femminile che descrivono.
lato, da un lato abbiamo, vabbè, La Bella di Lodi è un adattamento fatto da Alberto Arbasino e diretto da Mario Missiroli, tra l'altro alla sua unica prova cinematografica, salvo poi a una fortuita carriera come regista teatrale, e io la conoscevo bene invece di Antonio Pietrangeli, un altro regista che è stato purtroppo dimenticato, complice anche una tragica e prematura morte, e che ha sempre fatto della sua carriera, cioè scusami, della sua cinematografia una grossissima analisi dei personaggi femminili, come possono essere stati ad esempio La Visita, che è un altro suo film molto importante. Quindi appunto La Bella di Lodi, per chi conosce il libro, è la storia appunto di questa ragazza, questa giovane imprenditrice appunto della Lombardia, che incontra questo giovane meccanico mentre è in vacanza a Forte dei Marmi e nasce una relazione fra di loro. Dall'altra parte abbiamo Io la conoscevo bene, che racconta la vicenda di Adriana, un'altra giovane, una giovane abbastanza ingenua che vorrebbe diventare un'attrice, però ha questo carattere così bonario che la porta purtroppo ad attirare a sé dei rifiuti umani, perché chi ha visto il film non potrà definirli altrimenti, che si approfittano della sua ingenuità per sfruttarla e umiliarla continuamente. I due film hanno un inizio comune, perché entrambi cominciano in spiaggia, ed è molto interessante vedere come si sviluppano le cose. Nella Bella di Lodi abbiamo appunto Sandrelli interpreta Roberta in spiaggia e arriva appunto Franco, questo giovane aitante che cerca appunto di chiacchierarla e di sedurla, e lei non si scompone. Lei lo tratta, complice anche il doppiaggio di Adriana Asti, che è lei a dare la voce alla Sandrelli in quel film, lo tratta con una freddezza e con una... Cioè, accetta di chiacchierare con lui, però è una donna che è fissata col budget, col profitto. Per lei esiste solo quello. Si relaziona agli esseri umani in termini di profitto. Di là invece abbiamo Adriana, che è sulla spiaggia, legge qualche rivista, si guarda intorno, poi torna al lavoro. Lei lavora, fa l'estetista in questo negozietto sul lungomare. Riceve questa cliente con la quale involontariamente fa delle gaffe imbarazzanti, e poi arriva il padrone del negozio, che ovviamente anche lui si approfitta di lei da un punto di vista sentimentale, che le chiede ripetutamente, dice: a Roma non facciamo soldi perché sono tutti in vacanza, qui sono tutti in vacanza e non facciamo soldi uguale. Quindi scaricando anche su questa ragazza le sue frustrazioni personali. Roberta e Adriana, così diverse veramente, vediamo appunto, cioè nella Bella di Lodi conosciamo la famiglia di Roberta, un impianto matriarcale spaventoso, tutte donne, tutte fissate con soldi, tutte fissate col guadagno in questa latteria, con le mucche, e le figure maschili ridotte veramente a semplici orpelli, cavalier serventi che sono lì, quando c'è da dare una mano la danno. Anche la nonna, persino la nonna, che uno si aspetterebbe dolce, è una imprenditrice che punta soltanto a riorganizzare l'azienda, a valorizzarla, mentre il marito è lì che la chiama Dulcinea in maniera anche affettuosa, organizza una cerimonia per il loro anniversario di matrimonio, e lei invece sì, va bene, però c'è da pensare. È esilarante pensare anche in un momento in cui si era in pieno boom economico, quindi l'Italia cresceva, però di base si pensa a un'imprenditoria, se ci si rifà anche altri esempi del cinema italiano, di base maschile con l'imprenditore, che in questo film c'è un'intera tre generazioni di imprenditrici, una più agguerrita di quell'altra. E di là invece abbiamo questo sottobosco multiforme di personaggi squallidi, alcuni anche interpretati da attori che fanno ruoli molto diversi rispetto a quelli che li avevamo conosciuti. Nino Manfredi, che fino ad allora era il giovane ingenuotto di tante commedie, qui è un produttore fotografo di nome Champagne, che cerca di usare Adriana per fare carriera, da un lato si approfitta di Adriana, non si capisce bene cosa voglia da lei, non si capisce bene se abbia soldi, se abbia credito, se è solo un imbucato.
poi c'è il personaggio forse più spregevole, quello dell'unico che ce l'ha fatta di tutta questa congrega di uomini, che è Roberto, interpretato da Enrico Mialia Salerno, che arriva a questo party e è un attore che ce l'ha fatta, però allo stesso tempo è una figura dispotica, autoritaria, che nemmeno si degna di manifestare il suo interesse di una notte per Adriana, ma glielo manda a far dire da un altro, da un intermediario, che è in un cameo meraviglioso interpretato da Ugo Tognazzi, che per me è uno dei più grandi del cinema italiano, con Mastroianni. Quest'anno, tra l'altro, sono i 30 anni della morte di Tognazzi, e è un attore che secondo me è stato un po' dimenticato o limitato troppo ad Amici miei, ma ci sono, nel modo di parlare di Tognazzi, nell'espressività della faccia, delle cose di una contemporaneità incredibile, e le interviste. Io consiglio, se è possibile, di andare a cercare alcune sue interviste, perché è un attore, era una personalità che aveva veramente tantissimo da dire e ancora da dare al cinema italiano. E quindi è interessante vedere, appunto, abbiamo da un lato la stessa attrice che nel giro di pochissimi mesi, di un anno, tra un film e l'altro, crea questi due personaggi completamente diversi. Roberta, quando nella Bella di Dodi viene sedotta dopo una conversazione anche abbastanza dura con Franco, perché sì, le piace, però c'ha comunque tanti difetti, tante cose, se non ti vado bene riportami a casa, vai al diavolo, alla fine lui riesce a conquistarla, si sdraiano per terra in questa pineta, e lei la cosa più romantica gli dice: c'ho sotto gli aghi, andiamo a casa mia che è più comodo, se è vero. Esatto, sì. Mentre Adriana, che purtroppo passa da un uomo all'altro con una... c'è una scena... ecco, c'è un altro parallelismo qui da fare, sempre fra due film. Entrambi presentano una scena al commissariato. Adriana, io la conoscevo bene, va a testimoniare a questo commissariato perché hanno arrestato un altro dei suoi... scusatemi, stanno cercando un altro dei suoi amanti, interpretato da Jean-Claude Brialy, che ha rubato una collana, se non mi ricordo male, e lei fa questi commenti ingenui su di lui, dice: ma non siate cattivi, alla fine è un bravo ragazzo, è tanto simpatico, e alla fine lei dice al commissario: quando lo trovate però dite che mi chiami, perché lo aspetto. E il commissario, stizzito da tutta questa ingenuità disarmante, le dice: vorrei davvero essere suo padre in questo momento. Questa è Adriana. Roberta invece fa la cosa opposta, lei, Franco, lo fa arrestare. Quando lui l'aveva chiesto di rivederla perché le voleva ridare, fare un regalo, un pegno d'amore, un cagnolino, lei lo fa arrestare. Non contenta, quando va in carcere per riprenderselo, e sono passati alcuni mesi, lei arriva in questo carcere senza il minimo segno di pentimento, dispiacere, preoccupazione, anche lì ancora un meraviglioso lavoro di doppiaggio di Adriana Asti. Chiede informazioni su dove sia, se sia sempre nel carcere, e mentre il custode l'aiuta, cercano negli archivi dov'è, si mette: ma questo palazzo è vecchio, ma dovreste farlo, ma l'avete fatto troppo alto, i soffitti troppo alti, guarda il palazzo là davanti, stanno a 3 piani quando voi state a 2, addirittura fa il conto delle guardie per detenuto. No, dice, ci andate in perdita, c'è troppo personale per i detenuti che avete. E quindi c'è, appunto, è ancora qui incredibile, appunto, situazioni simili in questi due film, che invito sempre a vedere. Fra l'altro, La Bella di Lodi è disponibile su YouTube tramite il distributore Minerva Pictures, che l'ha reso disponibile sul loro canale. Interessante, appunto, vedere come fino alla fine vanno avanti questi due, la stessa attrice porta avanti questi due personaggi, una donna che ama, che entrambe sbagliano ad amare, perché una ama in maniera pragmatica, ama veramente i soldi, ama soltanto il profitto, l'altra vorrebbe essere amata ma non riesce veramente a svincolarsi da questo universo di individui che la maltrattano e che alla fine sceglierà di porre fine a modo suo per l'unica volta in cui ha facoltà di decidere della sua vita. E quindi, appunto, scorrono questi due
paralleli. Ovviamente anche nel modo di girare i due film sono molto diversi. La Bella di Lodi ha innanzitutto un eccellente lavoro di montaggio di Nino Baragli, che poi lavorerà con Sergio Leone. Ha questi spezzoni quasi frammentati in molte conversazioni, un montaggio molto secco, mentre invece c'è, io la conoscevo bene, questa atmosfera molto più cupa, questa è quasi profetico, ad esempio all'inizio quando lei fuori con degli amici si imbattono con questo nella scena di questo incidente stradale dove un camion ha travolto un ciclista. Quindi un momento di grande spensieratezza in cui subito all'improvviso si colloca la morte. E scompare la presenza della morte che accompagnerà poi per tutto il film. E lo sguardo di Adriana in quel momento, terrorizzato rispetto ai suoi amici, che guardano quasi con disagio a questa cosa, c'è quasi una consapevolezza quasi profetica di quello che poi alla fine Succederà. No, toccherà no, ma a lei. mi interessava moltissimo appunto soprattutto la figura della donna, perché appunto stiamo guardando un attimo Arbasino adesso, è un po' lo stile onirico così, quindi mi è interessato moltissimo anche questa parte qui. E possiamo magari, Lorenzo, anticipare anche gli altri? Questa descrizione della donna, questi due film ci portano verso gli anni 70, quindi ci dai un anticipo delle prossime, prima di chiudere, magari un anticipo delle prossime riunioni o Certo, allora. ci dici niente? No, siccome abbiamo delle persone preziose che abbiamo agganciato, tipo Antonio Tommasini, che adesso non si fa né vedere né sentire, però l'abbiamo agganciato, ci terremmo a tenerli, capito, hooked alle tue. Ecco, Ecco, bravo ora Antonio. credimi sempre. Sì, appunto. No, no, è perché tenerti vivo è l'interesse. Non so, cosa ci dici per la prossima volta? Cosa sarà? Il cinema italiano cambia poi per me, ecco, scusami, la prossima volta mi piacerebbe cominciare cioè volevo cominciare dal 1966, che è un anno importante perché è l'anno in cui viene prodotto e poi vince il Festival di Venezia la Battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo. È un film molto importante perché il cinema italiano da quel momento cambierà tantissimo. Perché cambierà la società italiana. Nel 69 avremo Piazza Fontana, il primo di una serie di terribili attentati. Quindi l'entusiasmo, la gioia di vivere del boom economico faranno posto ad una realtà molto più cupa e complessa, che vedremo anche riflettersi nel tipo di film e nel tipo di incassi anche che si vedranno poi nelle sale. Ci sarà questo glorioso rinascimento autoriale che abbiamo visto perché. Poi appunto abbiamo citato alcuni film e registi, ma la lista è praticamente infinita. Ma possiamo ad esempio avere delle piccole anticipazioni, magari possiamo guardarcele, non so, per la prossima Sì. volta la battaglia di Algeri è una cosa che potresti citare, qualche cosa d'altro, perché i miei affezionati qui hanno già visto La Bella di Lodi, quindi sono molto contenta che tu ne abbia parlato. Però magari se possiamo magari prepararci un pochettino, tu cosa ci consigli di vedere per la prossima volta che Allora, io riusciamo magari consiglierei, su YouTube o su altri server? certo, cercando la battaglia d'Algeri lo consiglio, fra l'altro è Ok, disponibile su ci Amazon prepareremo. Prime e dove è disponibile anche un altro, probabilmente il capolavoro degli anni 70 del cinema italiano, che è Una giornata particolare con Mastroianni e la Loren. Certo. Sicché questi sono tre film su cui mi piacerebbe costruire la conversazione, ad esempio. E poi anche Indagine su un cittadino al di sopra di ogni Ah sospetto. sì. Un regista dimenticato. Elio Petri, Sì. gli darò un discreto spazio Sì. nel prossimo